Si è aperta così la tavola rotonda al Teatro Regina Margherita sulla sicurezza stradale ai giovani, organizzata dall'Automobile Club tra le iniziative collaterali della 62esima della Coppa Nissena, penultima prova del campionato italiano Velocità Montagna 2016, che entrerà nel vivo domenica quando i 190 piloti scenderanno in pista. La Coppa Nissena infatti non è solo agonismo e competizione, ma anche attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza stradale, così come ha affermato il presidente del club, Carlo Alessi. Ospite d'onore del matinè dedicato agli studenti delle scuole superiori, il 5 volte vincitore della 24 ore di Le Mans, il pilota di Formula 1, Emanuele Pirro. Forse le persone che hanno di più la percezione del rischio che corrono e gli strumenti per proteggersi nel miglior modo possibile sono proprio i piloti, perciò questa è la storia che andiamo a raccontare. Siamo stati tutti giovani, ahimè, tanto tempo fa, e sappiamo che quell'angelo che ci protegge quasi sempre in tenera età piano piano si impigrisce, perciò bisogna che uno impara a proteggersi da solo prima che sia troppo tardi. Numerosi gli interventi che si sono susseguiti nel corso della mattinata sotto l'attenta conduzione del giornalista Salvo La Rosa, tra cui il direttore dell'Automobile Club d'Italia, Enzo Lanza, gli atleti diversamente abili della Panorus di Palermo e delle Fiamme Oro di Caltanissetta. Ringrazio l'avvocato Carlo Alessi, presidente dell'Automobile Club di Caltanissetta, che mi ha invitato a moderare una conferenza, una tavola rotonda così importante, ma soprattutto alla presenza di questi giovani che sentite in sottofondo, che certamente avranno molto anche da imparare oggi. Quindi lo dico anche attraverso la vostra televisione ai ragazzi, ma anche alle persone più grandi: guidiamo con attenzione, la vita è una sola, va tutelata, non ci distraiamo, non parliamo al telefono, non chattiamo. Adesso ci sono anche i social che ci distraggono moltissimo, siamo sempre attaccati a questo smartphone in maniera anche febbrile e quindi ogni piccola distrazione può essere fatale. Troppe persone, troppi giovani, troppe donne, troppi uomini muoiono sulla strada, fermiamo appunto questo fenomeno negativo e stiamo più attenti. Consapevolezza alla guida, perché noi ricordiamo bene, ragazzi, il pericolo di guidare in stato di ebbrezza piuttosto che guidare in stato sotto l'influenza delle sostanze, diciamo, degli stupefacenti. Andare per le scuole è importante perché dobbiamo far capire ai ragazzi che pur divertendosi hanno il dovere di pensare al rientro, al famoso rientro dalle discoteche, quando noi diciamo di far l'autista deve stare sempre esente dal bere o dall'assumere sostanze stupefacenti, perché l'importanza di tornare a casa vivi e in buona salute sia per chi è sul mezzo che per i pedoni è importantissima. E quindi oggi la Polizia di Stato è presente qua sostenendo l'iniziativa dell'ACI proprio in continuità con i progetti nostri.